Sono Umberto Colantuono, vice sindaco di Villanova del Battista e responsabile del Giglio di Villanova del Battista. Sono nato ad Ariano Irpino il 29 settembre del 1978. La mia storia d'amore col Giglio è cominciata circa 30 anni fa, quando da bambino iniziai a venire insieme agli anziani a lavorare la paglia. Poi ho collaborato insieme alla Proloco del paese per la realizzazione di questo giglio e da 10 anni sono responsabile unico della lavorazione, dell'organizzazione e della sicurezza del giglio di Villanova del Battista. Che cosa lo rende speciale il vostro giglio? Ma la specialità del nostro giglio è il fatto che è della gente, è dei bambini e degli anziani, anche se pochi ormai, che portano avanti insieme a me questa tradizione. Credo che questa sia la particolarità vera del Giglio di Villanova, perché non è della politica, non è delle associazioni, è semplicemente di Villanova e di tutto il popolo di Villanova. Quanti bambini lavorano al Giglio? Ci sono circa 60 bambini ormai che da circa 10 anni insieme a me si alternano in questa lavorazione. E mi auguro che continui così perché il futuro del Giglio è proprio in questi ragazzi. Il Giglio è stato sospeso per un lungo periodo a Villanova, no? Sì, dal 1930, quando un terremoto distrusse Villanova, il Giglio non è stato più realizzato. Poi nel 1986, grazie al sindaco Ottavio Silano, è stata ripresa questa tradizione e da allora non ha avuto più interruzioni. Noi ce l'auguriamo, stiamo facendo di tutto insieme agli altri comuni che come Villanova realizzano i carri e i gigli e ad altri paesi del Beneventano e del Molise, stiamo facendo di tutto grazie anche al grande lavoro della dottoressa Elga Sanità che sta portando avanti questa progettazione. Ci auguriamo che prima o poi questo riconoscimento dovuto a questi paesi, a questa tradizione arrivi.